Il comune di Genova ha una lunga tradizione dal 1909 che avvicina i suoi cittadini nei momenti di sofferenza, dolore e difficoltà. ASEF ha deciso di costituire un fondo che ha chiamato Fondo per Genova per essere vicini alla popolazione, non solo in quei momenti particolari, ma anche per dare un aiuto ad iniziative, a progetti che riguardano il settore sociale, ludico, sanitario, lo sportivo, e quindi ha istituito un fondo a cui possono accedere associazioni, privati, enti, facendo una semplice richiesta, andando sul nostro sito e vedendo come si deve fare la richiesta, come da regolamento. Il primo progetto a cui noi abbiamo risposto è stato questo del municipio della Media Valbisagno, che ha proposto queste passeggiate virtuali nella nostra bella valle, dove si possono vedere i rissoli delle chiese, ci sono gli oratori, ci sono il cimitero di Staglieno, passeggiate naturalistiche, la Mangialonga, insomma tutto quello che è la tradizione della Ci Valbisagno. siamo, la Valbisagno si racconta, fa tappa a Staglieno, nel cimitero monumentale di Staglieno, una perla per la città di Genova, ma soprattutto un grande valore per la media Valbisagno. Noi siamo contenti di potervi raccontare il cimitero, molto probabilmente avrete in questo video l'occasione di conoscere degli aspetti del cimitero che non avevate mai avuto modo di affrontare. E lo facciamo tramite il nostro progetto, La Valbisagno si racconta, che ancora una volta riesce a creare rete, a creare gruppo, a fare in modo che tante persone appassionate, ad esempio in questo caso del cimitero monumentale, si mettano a raccontare la storia del nostro territorio. E quindi siamo assolutamente fieri di continuare con questa rassegna. Ci saranno due bellissimi video sul cimitero di Staglieno. Mi raccomando, guardateli con la massima attenzione perché vi stupiranno. Buonasera a tutte e a tutti. Alla quasi conclusione del nostro itinerario, lungo percorso lungo la Val Bisagno, non poteva mancare una sosta al cimitero monumentale di Staglieno. Oggi vi presentiamo le Cappelle Gentilizie, luogo dove le nobili famiglie genovesi mandavano a riposo i loro cari e li andavano a trovare come si vanno a trovare i parenti, con gioia spesso. Tra le tante bellezze della Val Bisagno, al cimitero monumentale di Staglieno spetta sicuramente il primo posto. Ci accompagneranno in questa visita due tra i più grandi conoscitori del monumentale, Matteo Pastorino e Luciano Rosselli. Il cimitero è stato concepito sul progetto degli architetti Barabino e Resasco per avere quattro grandi campi di sepoltura interni al porticato rettangolare, detto quadrilatero, e un'ampia area di sepoltura boschiva di carattere romantico che accoglie le centinaia di cappelle gentilizie presenti nel cimitero. La cappella funeraria è un monumento un po' particolare. È un monumento un po' particolare perché affonda le proprie radici in una tradizione molto antica ed è soprattutto, e qui forse la cosa più particolare se vogliamo,
È una tomba, una tipologia di tomba che in qualche modo prevede la presenza attiva dei vivi. Perché la cappella è ovviamente un luogo, generalmente addirittura un luogo di culto, che è predisposto a accogliere dei fedeli, delle persone, in questo caso, che si recano in visita a tutta una serie di cripte e di tombe. I campi presenti nel quadrilatero erano originariamente concepiti per la sepoltura di persone meno abbienti, cioè che non potevano beneficiare della possibilità di commissionare monumenti funebri. Altri illustri genovesi riposano invece nel Pantheon, presente nel centro del cimitero. Caglieno faceva comune a sé e era praticamente una zona di campagna quasi disabitata. E nel posto proprio dove è sorto il cimitero c'era una villa di una nobile famiglia, Villa Vacarezza. Era una grossa villa dove adesso c'è il cimitero, gran parte era il parco. Il Pantheon, il cui nome effettivo sarebbe Cappella dei Suffragi, era stato ideato dal Barabino, ma poi realizzato nelle forme scelte dal Resasco, forme decisamente influenzate dall'omonimo monumento romano. Ci avviciniamo al piccolo Duomo, una delle più monumentali cappelle del cimitero. Si tratta della cappella della famiglia Raggio, un nome tra i più importanti del genovesato. Il quale, magari è un nome che a qualcuno un pochino suona familiare, soprattutto i genovesi più di ponente, i Raggio erano una delle famiglie più ricche d'Italia alla fine del XIX secolo. Questa cappella, che è stata costruita nel 1896 da un architetto che si chiamava Luigi Rovelli, è il trionfo, diciamo, una manifestazione di potenza e di ricchezza di questa importante famiglia di industriali. È stata voluta da Armando Raggio, poi commendatore, per la sepoltura della propria moglie. Lo stile è basato interamente sul neogotico, di cui osserviamo numerosi elementi, le gargoglie per l'acqua piovana, dei mosaici che ornano le pareti, una struttura verticale slanciata verso l'alto, decorata da tutto un insieme di guglie elaboratissime che si slanciano in questa struttura tipicamente neogotica fino a raggiungere una guglia più alta delle altre che sovrasta ogni singola parte del monumento e dalla quale possiamo apprezzare una magnifica vista del boschetto irregolare del cimitero di Staglieno. Una curiosità. A fianco alla Cappella Raggio troviamo uno dei tanti campi degli infanti. Le tombe, a differenza di altre, non sono decorate da fotografie. Ma proseguiamo il nostro percorso. Uno dei monumenti successivi che andiamo ad ammirare non è propriamente una cappella, ma è un monumento comunque inserito all'interno di questo stesso contesto. Si tratta di un monumento di carattere neoegizio, di cui le colonne sono un esempio importante. È dedicato ad Ada Carrena, una giovane bambina la cui storia è davvero molto particolare e purtroppo molto triste.
Questa bambina infatti veniva portata dalla madre a passeggiare all'interno del cimitero di Staglieno ed era solita passare accanto alla statua di un'altra bambina di nome Giuseppina Grillo, precedentemente morta a causa di una malattia. Ada Carrena, avvicinandosi a questa statua e ammirandone la bella forma e anche i fiori che la bambina recava in mano, ne era stata affascinata al punto da instaurare un legame davvero molto singolare e particolare. Riteneva infatti che la Giuseppina Grillo fosse una sua amica, se così possiamo dire, nonostante le due bambine non avessero potuto conoscersi mentre Giuseppina era ancora in vita. La storia prende una piega molto triste quando anche Ada Carrena si ammala gravemente e muore prematuramente. La madre, commossa per la perdita e anche dalla curiosa amicizia che era nata fra le due bambine, decise di contattare il medesimo scultore, Scanzi, e per realizzare un monumento funebre che avesse le caratteristiche di quello tanto amato dalla piccolina scomparsa. Proseguiamo fino alla Cappella Moro, e anche questa ha delle particolarità. Si affaccia sull'eclettismo, siamo sempre a fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Possiamo osservare tutta una serie di stili che cominciano a fondersi uno con l'altro per originare qualcosa di profondamente monumentale. Le colonne che osserviamo sulla facciata del monumento sembrano quasi avere un aspetto bizantino, mentre l'arco che ci sovrasta sembra quasi quello di una tomba ad arco solio. Viceversa, l'utilizzo di una cupola posta alla sommità della cappella, che c'è nonostante dal basso non si veda molto bene, sembra essere piuttosto un richiamo a un'appartenenza più neoclassica del monumento. Sbirciando all'interno possiamo anche notare come molte di queste cappelle ancora oggi in uso siano decorate con dei veri e propri arredi, tovaglie che ornano gli altari, i pizzi e anche delle panche, proprio come nelle chiese. Una delle personalità che il nostro giro ci permette di scoprire è quella dell'architetto Gino Coppedè, il quale ha realizzato numerosi palazzi e monumenti nella città di Genova. L'hotel Miramare, che guarda dall'alto della stazione dei Principe Genova, aveva realizzato Castello Mackenzie, Castello d'Alberti, insomma tutta una serie di palazzi che sono ancora oggi veramente molto molto belli. Qui nella Cappella Puccio, che poi pian piano possiamo guardare, sbirciare anche al suo interno, perché oggi non dico che è abbandonata, ma ci si avvicina. Osserviamo la fusione degli stili nella formazione dell'eclettismo. Le colonne sembrano quasi avere un richiamo allo stile ionico, mentre la decorazione che vediamo al di sotto della vetrata posta in alto nella cappella, una clessidra alata che indica il tempo trascorso, ha tuttavia dei forti richiami a uno stile neoegizio. Le ali, infatti, sembrano essere quelli effettivamente raffigurate su molti templi dell'Egitto. All'interno scopriamo una bellezza non inferiore a quella che abbiamo osservato all'esterno. Gli affreschi ormai rovinati erano veramente molto belli, le vetrate, altre decorazioni, scultoree, degli altari e degli ornamenti è veramente incredibile. Inoltre possiamo anche ammirare una vertiginosa scala a chiocciola realizzata in ferro battuto che si spinge forse fin sotto 8 metri rispetto al livello della cappella terrena.
qui siamo di fronte a campo, cosiddetto campo dei mille, cioè dove troviamo la sepoltura di alcuni fra coloro che quella fatidica notte si imbarcarono sui piroscafi in partenza da Quarto per sbarcare poi a Marsala. La cosa veramente interessante è che su alcune di queste tombe noi possiamo trovare delle fotografie realizzate quando ancora indossavano le loro divise. Non stiamo parlando di caduti nella campagna militare, stiamo parlando di partecipanti sopravvissuti e poi successivamente seppelliti in questo campo a loro adibito per celebrazione storica. Spingiamoci ora verso la cappella Chiarella, di cui possiamo già ammirare da qui la monumentale fiamma scolpita alla sommità. Genovese, caratteraccio, terribile caratteraccio, però produceva gli spettacoli ed era uno che aveva molto naso negli spettacoli. Si racconta che ha costruito delle villette ai Camaldoli e le ha regalate ai più grandi attori dell'epoca, alla Duse, a Ruggeri, regalandole proprio, sono, le vedete ancora, sono ai Camaldoli, sono quelle case a schiera, quelle piccole, ecco lì, sono, la costruite Chiarella per, e le regalate agli attori e le attrici. Cappella che ne abbiamo reputato un po' da figlio d'arte, perché questa cappella è stata realizzata da Luigi Orengo, un nome che a Staglieno potrebbe ricordare tutta una serie di monumenti, ma da non confondere con Lorenzo Orengo, che era invece il padre di Luigi. Purtroppo a volte non è così difficile fare confusione, perché l'iniziale del nome è la medesima e quindi trovando L puntato Orengo diventa molto facile purtroppo confondersi, anche se una differenza di stili dovuta forse a un talento un po' più accentuato nel padre, ma anche nel passare del tempo, che poi si è evoluto in rappresentazioni un po' meno realistiche, ma più abbozzate, un po' più grezze, diciamo, ha comportato alla fine l'abbandono della visione più tipica del realismo borghese, quella corrente di cui Lorenzo Orengo è stato uno dei massimi esponenti del cimitero di qui di Staglieno, che si era affermata a partire grandemente dagli anni 70, diciamo, del XIX secolo, e prima facevamo qualche menzione. Non possiamo non citare il nome di Lorenzo Orengo, e non possiamo forse non citare, al costo di essere tremendamente banali, la famosa statua della venditrice di noccioline, che è una delle più famose di tutto il cimitero, sia per la propria storia, ma anche per la bellezza incredibile che il monumento ancora oggi ci permette di osservare. Un monumento nel quale noi possiamo trovare le pieghe del ferro da stiro, del grembiule, le decorazioni in trama dei taffettà, dei piccoli broccatelli che questa donna probabilmente indossava quando si è fatta poi fare il monumento. Qui invece osserviamo il lavoro di Luigi Orengo, quindi del figlio, il quale, dedicandosi poi anche alla progettazione, non solo alla scultura, ha realizzato la cappella di questa famiglia, la cappella Chiarella. Camminando possiamo anche osservare alcune antiche fotoceramiche che in alcuni casi appaiono sorprendentemente ben conservate. Qui siamo sempre di fronte a un lavoro di Copédé, questa cappella dedicata alla famiglia Canali Althaus, che è realizzata, stiamo parlando di un'opera realizzata nel 1921, quindi ci stiamo spostando verso epoche un po' più recenti, fra virgolette, rispetto comunque a quelle precedenti, e possiamo osservare una ripresa di stili 4-5 centeschi in questo grande tetto che sporge, tutto completamente lineo,
e gli affreschi che si trovano al di sotto. Qui Copedei aveva abbandonato una visione più eclettica con cui ha realizzato tutta una serie di sculture estremamente decorate, che poi sono tipiche dello stile Copedei, dedicandosi piuttosto a una ripresa di architettura italiana fra 400 e 500. Un monumento interessante che incontriamo passeggiando nell'area del boschetto è quello Moltini Sciutto. Una pregevole statua realizzata dal Baroni nel 1907, raffigurante una madre che stringe a sé, all'apparenza, il proprio piccolino. In realtà, avvicinandoci e guardando meglio, possiamo notare come il bambino non sia presente nella statua, ma vi siano soltanto gli indumenti del piccolo. Un particolare davvero suggestivo. Questa è la cappella dedicata alla famiglia Ottone, è una cappella ricchissima, nel libro noi facciamo riferimento ad essa con il titolo L'imperatore è morto, perché se volendo possiamo salire ad ammirare, invece che avere il canonico spazio dedicato a luogo di culto come le altre cappelle, salendo le scale troveremo una statua del defunto signor Ottone sdraiato su un letto di morte, una statua veramente raffinata e molto dettagliata che ricorda tantissimo quelle statue sepolcrali che osserviamo addirittura sulle tombe degli Etruschi e da lì in poi in molteplici correnti di artistiche della storia, ed è una scelta veramente interessante e esemplificativa. Ed eccoci davanti alla Cappella Piuma, una famiglia su cui gravita una cruenta leggenda. In poche parole, i marchesi Piuma, marito e moglie, vivevano la loro villeggiatura estiva in questa villa di campagna, circondata allora da vigneti, oggi da un bosco purtroppo molto incolto. Una sera decisero di andare a teatro e Ponte Decimo, con mia sorpresa, ho scoperto che avesse numerosi teatri all'epoca, per cui anche un teatro in cui si cantava. Lasciarono la loro figlia insieme alla governante nel piano nobile della villa. Nella notte alcuni briganti penetrarono all'interno dell'edificio e, scoprendolo appunto praticamente deserto, assassinarono in modo anche piuttosto violento tanto la governante quanto la figlia dei marchesi. La governante, moribonda ma non ancora spirata,
secondo quel che si dice, riuscì a trascinarsi fino al salone principale della villa, dove si trovava un pianoforte, e lì, lasciandosi cadere con forza sulla tastiera, producendo una cacofonia piuttosto rumorosa, avrebbe attirato gli altri domestici che dormivano nell'ammezzato servile poco distante. E qui i briganti sarebbero stati messi in fuga, lasciandosi purtroppo comunque alle spalle una scia di sangue piuttosto efferata. Qui i fatti storici affondano poi nella leggenda, perché si racconta in effetti che, entrando nel rudere di questa villa, ancora oggi visitabile con un po' di coraggio perché i pavimenti non sono più quelli del 1812, ma si racconta che entrando si possa sentire il suono del pianoforte che si riproduce eternamente come un grido disperato per la morte di queste persone. E questa è l'aura un po' maledetta, diciamo. Figlia. Poi c'è la storia, qui non sappiamo quale sia, dove sia la verità, ma si racconta addirittura che, avendo avuto una seconda figlia, anche questa trovata morta in circostanze misteriose, si ipotizzasse essere stata assassinata dalla madre e dal padre, perché ritenevano che lo spirito della bambina morta anni prima si fosse impossessata della bambina, della secondogenita. Leggenda, realtà, un po' di realtà e molta leggenda. Le cappelle gentilizie ci hanno raccontato storie intense. Lasciamole al loro sonno sulla collina del boschetto irregolare dello splendido cimitero monumentale di Staglieni.